grazie ragazzi, che bello essere qui. Sono venuta a vedere lo studio perché è bellissimo e quasi mi uccido prima. Ho visto il video prima, infatti ho scritto ci vediamo in infermeria dopo, com'è andata? No, tutto... no, per fortuna sono tutto sale a posto. Salva. Dove eri inciampata prima? Lì, proprio lì, lì dove sei venuta a prendere. Quello è tremendo, quello è tremendo. Avevo gli occhiali da sole che non vedevo nulla. Vabbè, ci sta, e quindi, ci sta. Come stai? Io molto bene, tu anche, che di solito è sempre la prima cosa che si chiede a un ospite. In questo caso volevo chiederti come sta Flavio Briatore. Flavio, perché grazie abbiamo... Dio. Sì. Sì, sta bene, sta meglio, sta bene, abbiamo dato la notizia dopo, mm-hmm. È stato, insomma, sono stati 10 giorni un po' faticosi, ma l'importante è che sia andato tutto bene. Meno male, meno male, grazie. Meno male. Grazie. 10 giorni faticosi, immagino, come gestisci tu le situazioni di panico che si creano nella vita, nella quotidianità, le emergenze che a volte, insomma, insorgono? Beh, cerco di rimanere lucida, il che non è facile, perché poi dipende, insomma, dalle situazioni. In questo caso c'era molta preoccupazione perché si trattava di una malattia. Poi con mia mamma ho già purtroppo fatto questo percorso perché mia madre si è ammalata tantissimo. Poi devi gestire ovviamente un figlio, che è la cosa più importante, la stampa, le persone che comunque ti seguono, ed è sempre comunque difficile mantenere quell'equilibrio, no? Sapere questo, quello che devi dire, quello che non puoi dire, nascondere. Poi se non fai una storia magari ti dicono che fine hai fatto. Sì, insomma, ci sono delle situazioni un po'... Sì, c'è un po' quel rovescio della medaglia. Io, per esempio, per carattere non direi niente, però è anche vero che effettivamente sì, a un certo livello... Però in questo vostro, caso per esempio, è una cosa andata bene, certo, no? La prevenzione, certo, penso che sia molto importante. Io lo dico sempre, fate prevenzione. Ah no, bravi, siete riusciti tra l'altro a girare, quindi, a veicolare questo messaggio. Insomma, sì, 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 è la vita, no? Dobbiamo combattere con quello che la vita ci presenta, quindi... Questo spirito che ci hai appena raccontato, devo dire, è anche molto, molto equilibrato. Sì. Può essere conseguenza del karate? Che ho scoperto essere stato un tuo... Io so che tu fai judo. Io ho fatto jiu-jitsu ragazzino, jiu-jitsu. Sì, sì. Io sì. Ho karate, che è una disciplina che ho sempre amato. Sono cintura nera. Ma ancora adesso? Ai bambini. Non lo pratico più da tantissimi anni. Ah. Però l'ho fatto per tanti anni, per oltre 10 anni, sono cintura nera, insegnavo anche ai bambini e mi ha aiutato tanto. Poi se vuoi facciamo un po' di karate insieme, però non sai, una volta, vi giuro, ho fatto arrestare un ladro, ma una cosa... Ma veramente? Sei intervenuta? No, ragazzi, voi pensate che io scherzi, ma io guardo troppi film e il fatto che abbia fatto karate non mi è... Cioè, mi ha aiutato, ma sono sì, un po' sì, matta. Però a volte ti fa partire. No, ecco, perché certo, poi col senno del poi dici, ma... Che fai? Ti poteva succedere qualcosa. Praticamente era a casa di Flavio, non a casa mia, e c'era il giardiniere con della gente, stavamo facendo i lavori. Questo vede il cancello aperto ed entra su. Nessuno lo vede, sì, va su in camera. Perché quando c'è tanta gente poi finisce così, vero? Che uno dice, ma tu lo conosci, ma no, ma sarà uno che deve fare le cose. Sarà uno, è vero, sì, così. Sì. A casa mia c'è meno gente. E quindi questo sale su, destino ha voluto che Nathan quel giorno non si sente bene da scuola e mi chiamano per andare a recuperare. Mm. Quindi vado a recuperare il bambino a scuola e mi dice, mi serve quello zainetto, quelle cose che sono a casa di papà. Quindi andiamo a casa del papà, che il papà nel mentre è a Dubai, non c'è neanche lui. Sì. Quindi vado a recuperare questo zaino, io vado al piano di sotto e sento la tata che urla. Ma urla, ho detto, Dio, è successo qualcosa. Mi avvicino e vedo questo ladro con lo zainetto che si era rubato tutto. Era come nei film, era vestito sì, proprio da ladro con no, la era cuffietta? In maniera, no, normale. Io vado, gli metto quasi le mani addosso. Sì. Questo comincia a scappare, io lo filmo col cellulare come una matta, gli urlo. Perché qualsiasi... a karate insegnano questo? No, nei film, più che a karate. Più a karate nei film, guardiamo i film. Così avevo il video della faccia del ladro, capito? Nella mia testa. Lo inseguo, gli strappo tutto quello che va addosso, lo metto nell'angolo. Mio figlio, bravissimo, chiama la polizia e il ladro è ancora in carcere, è stato arrestato. Cacchio, la polizia mi ha detto, brava! Ma io ho detto, ma io vorrei una medaglia, niente, mi hanno dato nessuna medaglia. Non ti hanno dato una medaglia, niente. Vedi, perché poi i film te la raccontano fino a un certo però punto. Però è in nel carcere, film, da 3 anni. Insomma, sei riuscita a mettere in pratica qualche presa, qualche mossa, o gli hai solo fatto tipo mamma chioccia, hai aperto le ali così? Sai come fanno le anatre? Ho fatto qualcosa, nello specifico non ricordo. Sì, però qualcosa sei riuscita a farlo. Com'è la vita a Monte Carlo? Io me la immagino... Come te la immagini? Dai, vediamo come... Allora, probabilmente sbaglio, però me la immagino un po' come un piccolo set, una bomboniera dove una bomboniera, ci sono i negozi... Cioè il fornaio. Tutto bello. Allora... Tutto bello.
So che ci saranno dei campi da tennis perché i tennisti vanno tutti, tutti là. Perfetto, quindi sarà per quello che vanno tutti là, io credo, perché ci sono i campi da tennis. Quando c'è il Gran Premio vedo sempre che c'è una curva dove c'è un tabaccaio. Bravissimo. Quindi il tabaccaio c'è. C'è, bravo. Poi però non so, c'è il resto, è come una città normale, c'è il, sì, il fornaio. Però, una cosa, la domenica, no? Che la domenica è il giorno più bello per tutti. Esci con, vai in chiesa, vai a mangiare i pasticcini, vai a comprare i pasticcini, vai a pranzo fuori. Lì non c'è mai nessuno la domenica. Non si spiega. Perché sono tutti, sono tutti via, non si sa dove. No, non lo so dove. Cioè, la gente sparisce la domenica a Monte Carlo e poi ricompare durante la settimana. Quindi la domenica, che giorno? È un po' triste. Ah, tu preferisci quando c'è più casino? No, ma io in realtà a Monaco, sai, sono molto tranquilla, non faccio grandi cose, perché poi lavorando sempre in giro, quando sono a casa mi godo Nathan. Sei in giro perché lavori un sacco. Grazie a Dio. No, a me è una cosa che piace sempre vedere, perché mi ricorda un po' quando ero ragazzino. Sì. Tutto quello che deriva un po' dal Festival Bar, no? Tutti quei concerti estivi, tu fai battiti live. È una figata, perché sì, è estate, giri le piazze, vedi un sacco di artisti. C'è qualche aneddoto? Di solito poi nei backstage una birra, massimo due, la bevono, quindi c'è qualche storia che è successa nel backstage? È bellissimo perché si sta sempre tutti insieme, quindi questa è una cosa molto bella. E avevamo Orietta Berti, che io adoro, anzi la saluto, ciao Orietta. E quindi sai, comunque l'età avanza, adesso mi perdonerà se dico questo, per tutti. E quindi ero un po' preoccupata perché comunque abbiamo degli orari un po' particolari. E quindi lei invece, a lei piace fare after, quindi sta con noi tutto il tempo, stava con noi tutto il tempo fino a tardanotte. È la nostra Courtney Love. Bravissima. Orietta Berti. Esatto. È la Courtney Love che noi ci meritiamo. Grande Orietta. E sul palco invece, guarda, io prima ti dicevo Festival Bar, avevo partecipato per una telepromozione tanti anni fa a un Festival Bar che mi aveva permesso di vedere come lavoravano, e Fiorello ci aveva raccontato una volta, quando era stato ospite qui, che la sua carriera, diciamo, ha preso il volo perché durante un Festival Bar a un certo punto non funzionava più niente, lui ha dovuto improvvisare per tutto il pubblico, lì lo hanno visto che c'aveva qualcosa di diverso dagli altri, e lì è diventato Fiorello. Succedono imprevisti durante le registrazioni? Sì. Assolutamente sì, poi noi siamo live con il pubblico, abbiamo tantissima gente in piazza, tutti quei cantanti che arrivano, e gli imprevisti fanno parte del mestiere, succedono quasi sempre. Sì. E lì devi improvvisare, o canti, o racconti una barzelletta, o chiedi come sta il pubblico, ti metti a chiacchierare con loro. Sulle mani. No, ma più che sulle mani, vi state divertendo, che facciamo, ragazzi? È successa questa cosa. Dai, trascorriamo un po' del tempo insieme. A loro piace. Diventa anche un bel momento, no, per loro. È bello, sai. Onda. Peccato che poi il fuori onda non sempre si vede, perché a volte è più bello. Sì, no, spesso. Ma le cose di solito più interessanti vengono sempre ma fuori lì. Ma karate non l'abbiamo fatto noi. Non vuoi fare karate con me? Io ho un po' paura, però sì, devo farlo? Sì. Va bene, cosa posso... No, volevo insegnarti qualcosa. No, non ti voglio dare un pugno, non sono così violenta. No, tu hai fatto jiu-jitsu. Come ti irrigidisci, stai calmo. No, innanzitutto devi fare il saluto. Devi unire... No, devi unire i talloni... Aspetta che ho le gambe... Così. Devi unire i talloni così. Sì. Metti le mani così. Qua. E si dice os. Os. Conosci i numeri in giapponese? Ichi, ni, san, chi. San, shi, go, rock, stitch, ach, ko, jo. Bravo, però i primi cinque ce li hai, bravo! Sono quasi bravo. Ok, sì? Facciamo i tsuki, dai, la base, che sarebbe un pugno. Tu metti un pugno sul fianco. Ce l'ho. Ce l'hai? Sì, ma questo me lo ricordo. Ah, ma te lo ricordo. E poi così. Vai. Aiuto! Hey! Ah, è vero, perché devi respirare... Dai. C'hai degli addominali pazzeschi, altro che... Bravo. Dai, una volta facciamo qualcosa. Facciamo un combattimento fatto bene. Sono stati qua la settimana scorsa due tuoi, credo, amici. Gigi, ti sei stancata per quello o perché sai cosa sta per... No, Gigi Ross. Ho visto l'intervista. Sì. Sì, come sono loro? Loro hanno parlato, devo dire, solo belle cose. Loro sono monelli, monellissimi. Indisciplinati, sembra di stare con due bambini che ogni due per tre devo riprenderli. No, ci vogliamo molto bene, ci conosciamo da tantissimi anni. Forse... E poi tu sei mamma di ormai adolescente? Un ragazzo, non si dice più bambino, un ragazzo che ha compiuto qualche giorno fa 14 anni. Che ha deciso, senza dirmi nulla, di farsi biondo. Ha chiesto il permesso al papà. Il papà dice sempre sì, ovviamente. La mamma dice sempre no. Sì. Quindi sono tornata a casa e avevo il ciuffo biondo. E com'è la vita di un adolescente nella difficilissima Monte Carlo? Cosa fa?
Si era fatto biondo perché non sapeva cosa, cioè, cosa c'è da fare. Niente, da fare. A questo punto mi faccio biondo. È più difficile. No, dimmi. No, è un'età particolare, no? Voglio dire, sì, l'adolescenza, sì. Preadolescenza, quindi iniziano ad avere un bel caratterino. Pensano di essere già grandi quando invece stanno comunque... E poi è velocissimo, no? Cioè, un attimo prima c'è tuo figlio, l'attimo dopo sì, è Sgarbi che ha voglia di litigare con te. Che tu dici, ma te dove sei uscito? Sì. Fino a ieri. Poi prima baci, bacetti, abbracci, adesso niente, mai è finito più. Quel sì. Mondo. Sì. Mi sì. Hanno detto che poi ritorna, speriamo. Oh, chi lo sa. È più difficile gestire un adolescente o aver dovuto gestire questi due bambini che rispondono al nome di Gigi e Ross? Guardali. Cioè, vi rendete conto? Ma cosa ho fatto di male io nella vita? Me lo chiedo sempre. Tra le ma quanto sei bella. Tu sei zitto che non mi hai risposto ai dire... messaggi dove ti ho insultato. Gigi, Ross invece risponde sempre. Li distingui tu, sì. Adesso sì. Primo anno sì. No, poi ho capito che Gigi è quello alto. Ah, Ross è quello più... sì. No. Ross è quello più bello. Bene. No... Ross, stavi dicendo? No, dice Vale, è vero, si è fatto biondo, ma in realtà non è la tintura, ma era tutto oro colato. Che cretino, ma la smettete questa ha strusciato storia. Con la testa no, contro ma... una parete e gli è rimasto l'oro. Infatti, lei non è che fa karate, fa karati, cioè che sono quelli che c'ha sul polso. No, allora... Sono 20 anni che fanno sempre le stesse battute. No, ma infatti, ma ti si prende in giro. In realtà raccontavano quando erano qua di un invito che tu hai fatto loro. Sì, ho sentito. Sì, cioè, sì. L'unica volta. Dacci basta. La tua versione su uno yacht in cui c'era una cuccia del cane che era più grossa di casa loro. No, vabbè, lo sai, mi piace esagerare. Come è andata? Tu che ricordo hai di quella visita? Che innanzitutto, quando sono andati via, c'era tutto? C'era, non lo so. Non lo so, perché voi siete un po' Mariuoli, come si chiamava. No, che... Ale! Dimmi! Ale! Hanno beccato Gigi col tubo che cercava di tirare il diesel. La benzina, No, la benzina alla barca. Cercato di fare il pieno al mio motorino, ma... Non ce l'avete fatta. No, guarda, volevamo solo mettervi di fronte a lei perché è facile parlare quando esatto, non c'è quando l'interessato. Esatto, quando non ci sono. Esatto, no, ma io mi sono arrabbiata un sacco quella sera. Io gli ho mandato dei messaggi vocali da entrambi. Per cosa? Cosa dico? È possibile che dovete parlare solo di queste robe? Non riuscite a dire altro. Non ci avete altre cose? 20 anni insieme dicono solo le solite stupidaggini. Vabbè, in realtà abbiamo detto che sei bella, che sei ricca. Bella, che sei ricca, che vai. Sei bella. Vai. Ragazzi, no, era solo per farvi fare questo confronto. Prima di andare via, Gigi, mi fai veloce? Sì. Mi fai veloce? Me ne vado, No, Tiziano, me ne vado. No, sono 20 anni che veloce per, Tiziano. È colpa mia. Veloce. Madonna, non ce la faccio più io. Ed ero contentissimo, Riccardo, è sotto casa. Ce l'aspettavo, stringimi la cava e poi la mano. No! Niente, è il mio guilty pleasure. Grazie mille, Gigi e Ross. Ciao, non mi mancate grazie. Affatto. Grazie, immagino. Elisabetta, dobbiamo fermarci per una piccolissima pausa, però al rientro volevo portare avanti con te il gioco che stiamo facendo con tutti gli ospiti, cercare di stabilire la cosa più bella della nostra vita. Lo faremo tra pochissimo insieme a Elisabetta Gregoraccio, a tra poco!